Anticipazioni una vita, puntate spagnole. Lolita scopre essere stata tradita. A una vita, una delle coppie più solide in assoluto, e da molto tempo quella formata da Lolita e Antonito. I due, dopo essersi innamorati, sono sempre stati inseparabili e hanno dato alla luce il loro amato Moncho. Nelle puntate spagnole di una vita, però, il rapporto tra i due inizia a deteriorarsi, fino ad arrivare al tradimento. Nelle puntate spagnole di una vita, dopo il salto temporale da una stagione all'altra, Antonito e Lolita iniziano ad allontanarsi. Inizialmente le cose tra loro vanno bene come sempre, anche se nel quartiere molte cose sono cambiate. Delle persone che erano molto importanti per tutti, come Felicia e Bellita, hanno perso la vita misteriosamente. In più, dopo essere stato eletto deputato della stagione precedente, Antonito si è affermato sempre di più come politico, fino a ottenere una carriera davvero di rilievo. Successivamente però, nella sua famiglia, iniziano ad esserci dei problemi sempre più importanti. Infatti la povera Lolita inizia ad accusare dei problemi di salute che la costringono a letto molte volte. Il medico decide di non dare peso alla questione, suggerendo alla Casado semplicemente di riposare e di aspettare per avere un miglioramento delle sue condizioni. Nel frattempo Antonito, ovviamente preoccupato per la situazione di sua moglie, si avvicina molto a Natalia, che sta collaborando con lui per questioni politiche. Quello che il ragazzo ignora completamente è che Natalia, figlia di Aurelio, nuovo marito di Enoveva, sta facendo tutto questo soltanto per distruggere sul piano personale e politico il povero Antonito, che rappresenta un ostacolo all'attività di suo padre. Lolita si rende conto che il figlio di Ramon sta trascorrendo molto tempo con un'altra donna, ma non pensa al tradimento e crede soltanto che suo marito stia lavorando instancabilmente. Effettivamente nei primi tempi è davvero così, ma dopo Antonito si lascia andare alla passione con Natalia e a numerosi baci. Dato che tutto questo fa parte del piano per rovinare il ragazzo su ogni fronte, anche su ordine di Enoveva, che intende vendicarsi di tutti dopo essere uscita dal carcere, Lolita ben presto riceve delle foto che ritraggono il marito baciare un'altra donna. In questo modo la Casado viene a conoscenza del tradimento. Fuori di sé Lolita ha un duro scontro con Antonito, che accusa di essere crudele nei suoi confronti e infedele. Ramon cerca di placare la giovane e invitarla a riflettere. Proprio nel bel mezzo della discussione, quando il Palacios ammette il tradimento, Lolita perde i sensi e crolla per terra. Immediatamente Lolita viene soccorsa e portata in ospedale, dal momento che le sue condizioni appaiono fin da subito particolarmente gravi. Nel frattempo Natalia si sente in colpa e anche parecchio risentita nei confronti del padre, dal momento che l'interesse che lei prova verso Antonito è sincero e non vorrebbe rovinargli la vita. Intanto Lolita lotta tra la vita e la morte in ospedale e i medici decidono di sottoporla a diversi test per capire le origini del suo malessere, ma ogni tentativo sembra essere vano. Intanto Antonito si sfoga con Liberto, dato che si sente molto in colpa per l'accaduto, e cerca di ricostruire chi possa aver scattato quelle foto e perché. Lentamente, anche grazie alle intuizioni dell'amico, il giovane Palacios giunge alla conclusione di poter essere caduto in una trappola e ipotizza che dietro tutto questo ci sia proprio il perfido Aurelio. Le condizioni di Lolita però peggiorano. Vedendola con occhi chiusi, Antonito si convince che stia dormendo e le confessa tutto il suo amore. La Casado però è sveglia e si sente rincuorata dal fatto che il marito l'ami ancora. I medici però riferiscono una devastante notizia ai suoi parenti. Infatti Lolita è affetta da una malattia incurabile che la porterà a perdere la vita entro pochi giorni. Ramon, Antonito e Carmen decidono di non raccontare la verità alla ragazza, che infatti con il passare dei giorni continua ad essere convinta di essere in procinto di lasciare presto l'ospedale. Intanto Ramon decide di indagare in prima persona su chi sia realmente Natalia e su quali possano essere le sue reali intenzioni. Antonito, dal canto suo, non si concentra più sul tradimento perché non ha nessuna intenzione
di perdere sua moglie, che ha ancora molto tempo davanti a sé. Quindi decide di contattare un premio Nobel della medicina per avere una possibile cura. Quest'ultimo svela di avere in possesso un trattamento sperimentale che potrebbe salvare la vita a Lolita, oppure potrebbe non dare benefici. Antonito accetta di far sottoporre sua moglie alla terapia. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi cosa succederà? E i due coniugi riusciranno a riconciliarsi? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!